Buongiorno a tutti dal Garage di Asso, ciao a tutti. Vi presento stamattina una coppia di Tom della Rogers. Questi, ovviamente, una coppia vintage, risalgono al 1975 circa. Allora, abbiamo il Tom da 8 per 6 pollici, il Tom da 10 per 7 pollici. La finitura è block. Veniva chiamata così, Block, come la Butcher Block della Ludwig, ed è apparsa nei cataloghi Rogers tra il 73 e il 76. Vediamo i supporti Memory Lock, piuttosto noti, completi di tutta l'asta. Eccoli qua. Sono in condizioni molto molto buone, con le pelli abbastanza vecchiotte, piuttosto normali da trovare su questi tamburi, sono le Control Sound della Remo. Eccoli qui, ancora usabili. Sono pelli che vanno benissimo per i concert home, sempre andate bene, è stata una scelta di moltissimi batteristi, ma già di fabbrica venivano usate queste pelli sui concert home e non solo. Vediamo l'interno dei fusti, verniciato grigio come era solito, e l'etichetta, questa etichetta che riporta proprio al periodo, diciamo, 72 75, grosso modo, di qua non è molto visibile, non è visibile da un'altra parte. Eccolo qua su. Sono dei tamburi molto belli, hanno un suono molto potente, penetrante, ed è una bella aggiunta su molti set vintage, tutto sommato, anche per chi volesse fare come Taylor Hawkins nella sua Gretsch, che ne usa in genere 2-3 di concert home, in aggiunta a una batteria comunque già favolosa e dalle misure più grandi. Eccoli qua, veramente veramente belli, direi. Chi volesse venire a provarli, da oggi, come sapete, tutti i negozi sono aperti al pubblico, anche quelli online come il Garage di Asso, per cui potete venire muniti di mascherina, guanti, eccetera, eccetera. Ingresso contingentato, però diciamo che tanto da qui si viene su appuntamento, anche se io sono sempre qua. Quindi qualsiasi cosa vogliate provare, mi trovate. Ciao ragazzi, ciao a tutti.